Finalmente ho finito questo quadro, ha preso più o meno un anno, è la vita mia. Io ho avuto la ispirazione per iniziare a dipingere questo quadro in questa misura, perché ho cambiato la mia vita. Ho fatto la cittadinanza a Montegrotto Terme, che era una città che si chiamava San Pietro Montagnon. E le persone che nascono in Montegrotto Terme sono San Pietrini, quindi sono andato a abitare al patronato della chiesa di San Pietro, anche a Montegrotto Terme. E alla fine questo pezzo di legno ho preso che era là nel sottotetto dove abitavo, il patronato, ho chiesto e loro mi hanno dato. E questo pezzo di legno era della finestra della cappella dove abitavo, perché nella camera mia là era una cappella. E questo pezzo di legno chiudeva la finestra della cappella. All'inizio ho fatto San Pietro, ho fatto le chiavi, pensando in tutta la cosa che dicono a rispetto di San Pietro e tutto, no? Però in un certo momento sono andato a studiare la Bibbia con profondità nella chiesa adventista del settimo giorno con dei amici, quindi ho fatto un primo studio con loro su questa cosa della pietra fondamentale, che San Pietro è sì, è stato discepolo di Gesù e tutto, però su questa pietra che fai la chiesa, nella verità è Gesù. E quindi qua nella Bibbia, qua sotto, c'è tutti gli scritti di questo primo studio che ho fatto io, con Beppe Nalin, che è un grande oboista e grande studioso della Bibbia, più di 50 anni di studio. E questo studio sta nel mio sito, se vuoi vedere là c'è il link. Questo San Pietro è stato un peso perché ho iniziato a dipingere a casa e le persone, non so, è successo che hanno iniziato a avere un po' di paura di chi, non lo so, iniziato a speculare su di me, a dire bugie e questo ha fatto le persone che abitavano con me mi divietare di dipingere a casa, quindi ho preso tutte le mie cose, ho messo in scatole e questo mi ha fatto stare veramente male da un senso di più o meno 6 mesi, sono stato veramente fermo, non potevo dipingere e alla fine addietro di questo era un sacco di bugie, di cose. Sono andato via, io ho pensato bene, ho detto ho bisogno di un po' di sanità e mentale più che altro, perché vivere in una condizione dove le persone ti trattano male, anche quando tu provi, perché ho provato tante volte a dire le cose a loro, ma alla fine sono andato via di casa. E quindi questo quadro è stato nel garage di un amico mio che è Nicola, ma dietro di questo quadro parla sulle cose della Bibbia, della Chiesa. Bom, qua nella Bibbia, quando accende la luce nera, tu vedi le versetti che ho fatto degli studi. Le registrazioni così al cellulare non prende bene. Nella verità è più con l'occhio umano. E faccio questo apposta anche perché io voglio valorizzare l'occhio umano, non l'occhio delle macchine, capito? Qua la Bibbia è sotto perché è stata chiusa per la Chiesa Cattolica da tanti anni, no? E qua sono dei colonna del Vaticano. Qua è un arco di pietra, di sassi, e qua è la pietra angolare, dove anche è Gesù, no? E qua, quando si vede nella luce nera, si vede la croce di Gesù qua, che ti porta verso alla prima chiave, che è la chiave che
sembra tanto nera, no? Qua ho usato un inchiostro speciale che è un inchiostro che è tanto nero, assorbe il 99% della luce, quindi tutto questo qua è nero, abbastanza nero. E dentro viene una luce, che ho messo questa luce a caso perché è anche un formato di cuore. Questo formato è perché se tu fai luce nel tuo cuore, e come si fa luce nel tuo cuore? Tramite Gesù che fa questa illuminazione, tu anche riesci a aprire le porte del cielo, no? Questa faccia è tanto seria e diretta così perché è una cosa anche molto seria della vita umana, no? E così tu riesci a aprire il cielo, aprire tutte le ingranaggi, tutto. E questo fumo simbolizza il peccato, no? Perché in mezzo della vita c'è un peccato che anche è stato qua come una ponte, no? Qua è una ponte di fumo, no? Se tu cammina nel peccato, un momento o l'altro della tua vita tu cadi, perché non c'è dove si appoggiare, e cadi nella verità che è la Bibbia. E la verità è una cosa anche tanto particolare, di dire così, non voglio essere pragmatico, ma ci sono tante verità nella testa delle persone, perché la verità è anche quello che credi, no? Quello che fa strada nel tuo cuore, quindi ogni persona ha la sua verità. La Chiesa Cattolica nel Medioevo ha chiuso la parola, no? Solo loro leggevano. Adesso la parola è per tutti, tante persone sono state morte per questo. E San Pietro è questo che porta le chiavi del tuo cuore. Se tu apri il tuo cuore, tu apri anche la porta del cielo. Il piacere della vita, il piacere di vivere, anche se sta in questo quadro simbolizzato, perché il cielo è anche un vivere con allegria, con gioia, con felicità piena, con tanta vita, e quindi a volte confondiamo la gioia e la felicità con cose del mondo che sono passeggere, no? Che vanno via subito. Però la vera verità, la vera felicità è che il cielo simbolizza questo. Quindi più che altro, più che anche la cultura e il simbolismo cristiano che c'è dietro di tutto questo, ha anche il simbolismo della propria vita e delle cose che viviamo ogni giorno. Quindi, in poche parole, è questo.